Ciao amici, ancora non è finita l'estate, manca poco. Ne approfitto per parlare di uno di quei film da vedere proprio in questa stagione, quando tenete i piedi a bagno. Un film che vi farà cagare addosso dalla paura. Lo Squalo 3. Visto che Lo Squalo 2 era andato discretamente bene, han pensato di fare il terzo capitolo. Il titolo originale era Lo Squalo 3D, perché la tecnologia utilizzata per fare il film era appunto il 3D. E al cinema questo film venne visto con gli occhiali 3D polarizzati di cartone, quelli usa e getta, ma ovviamente questo tipo di visione era inadatta per un video ed è stato ribattezzato successivamente semplicemente Lo Squalo 3. Nel film manca il protagonista dei primi due capitoli, Martin Brody, cioè Roy Scheider, che fece poi il secondo film solo per contratto che aveva con la Universal. Qui invece c'è il figlio, che lavora al Sea World, cioè un parco di divertimenti marino. E indovinate che succede? Un enorme squalo bianco riesce ad oltrepassare il recinto sott'acqua e fa la solita strage dentro l'area divertimenti. Ovviamente rispetto al primo film di Spielberg questa è una cagata pazzesca, ma se devo essere sincero non è completamente da buttar via, innanzitutto per l'idea originale di ambientare il film in un parco divertimenti, e almeno rispetto allo Squalo 2, questa volta non ci sono episodi incredibili come l'elicottero affondato dallo squalo che pur essendo spettacolare era una stronzata. Qui si torna con i piedi per terra e lo squalo fa cose da squalo. C'è anche qualche scena splatter, ma roba da poco. Viene riciclata l'idea del primo film, ovvero uno squalo più piccolo catturato prima pensando sia lui il killer, mentre invece quello più feroce è ancora a spasso. Ma purtroppo non c'è la suspense adeguata e non regge il paragone col primo. Si può guardare? Giusto perché magari non sapete proprio che cazzo di film vedervi, non è noioso del tutto, ma allora a questo punto, a mio giudizio, è molto più divertente L'Ultimo Squalo, diretto da Enzo Castellari. Anche se in realtà non è proprio L'Ultimo Squalo, perché poi Universal fece anche Lo Squalo 4. Comunque dell'Ultimo Squalo vi parlerò un'altra volta. Se volete iscrivetevi, se no fate come vi pare. Se non sapete che film guardare, ve li consiglio o ve li sconsiglio io. Ciao amici nottambuli!